Enzo, benvenuto a Play Digital. Grazie. Abbiamo parlato tante volte degli NFT, siamo curiosi di sapere come si sta muovendo questo ecosistema nell'industria musicale italiana. Nell'industria musicale italiana, così un po' come a livello internazionale, ovviamente gli NFT rappresentano un'area molto interessante in prospettiva, sicuramente uno dei nuovi modelli di business che segue tutto quello che ha avuto successo nel mondo digitale. Soprattutto sono un fenomeno che è molto legato ai fan. Come per ogni innovazione nell'ambito digitale e musicale arriva anche la pirateria. Sicuramente, questo è uno degli aspetti più delicati, perché mentre l'NFT, così come è definito, cioè non fungible token, ha sostanzialmente dei meccanismi di certificazione legati alle blockchain, legati a un sistema che sostanzialmente definisce chi è il proprietario, definisce l'opera e la tutela dal punto di vista, diciamo, del prodotto, non è in grado questa certificazione di garantire, ad esempio, che il prodotto sia tutelato dal punto di vista del copyright. Cioè, hai detto niente. Se il brano musicale che viene offerto, o il video musicale, o perfino un'immagine dell'artista viene offerta in un NFT, è sicuramente certificata tutta la catena, ma non sappiamo se all'origine colui che ha prodotto questo NFT abbia avuto l'autorizzazione, ad esempio, dell'artista piuttosto della casa discografica, e su questo sono nate moltissime frodi proprio di recente. Ecco, quindi è un po' come, facciamo un esempio pratico. Beh, esattamente un po' come avere un'auto che è rubata però con un bollo o l'assicurazione legale. Quindi questo è uno degli aspetti più delicati che vanno verificati, e sia dalla parte dell'artista e soprattutto anche dalla parte dell'acquirente, perché colui che poi acquisisce un NFT si troverà in mano niente. Ecco, Lorenzo, ne approfitto proprio della tua presenza. Se dovessimo stilare qualche buona norma, un tutorial antitruffa per un artista che appunto si affacciasse a questa nuova tecnologia. Ma sicuramente intanto garantire che gli NFT vengano offerti tramite le piattaforme che garantiscono, da quel punto di vista, la tutela finanziaria. Il secondo aspetto è che colui che realizza l'NFT abbia acquisito i diritti, e poi c'è il tema chiaramente anche di mettere a disposizione questi contenuti in modo tale che colui che li acquisisce poi possa anche sapere esattamente quello che ha acquisito. L'opera è costituita da vari elementi, c'è il diritto d'autore, il diritto connesso del produttore, il diritto editoriale, quindi tutti questi diritti devono essere acquisiti. Ma soprattutto poi, quando io sono acquirente, compro l'NFT, divento proprietario anche dell'opera, oppure l'opera rimane comunque in capo al titolare dei diritti originario e io posso solo farne uno sfruttamento, per esempio, commerciale. Questi sono meccanismi che vanno chiaramente definiti, sia dal punto di vista dell'artista all'inizio, che deve decidere cosa vuole dare, soprattutto che tipo di esclusiva vuole dare, e dall'altra parte l'acquirente, che deve controllare che quello che ha acquisito non sia sostanzialmente aria fritta. Quindi watch out assolutamente, ed è però un fenomeno sicuramente che avrà delle interessanti prospettive, come e allora prima. Credo che ci riaggiorneremo sul tema. Sicuramente. Grazie a voi.